Si collega. Ho chiamato ma non mi ha risposto. Siamo pronti, Presidente? Pronti per fare che? Ho avviato la registrazione. Sì. Segretario generale, no, non è generale, segretario, procediamo all'appello. Buongiorno. Grazie, l'accetto lo stesso. Buongiorno, seduta della sesta commissione consigliare del 16 dicembre 2020, seduta numero 793. Procedo con l'appello. Anello presente, Cusumano assente, Gelarda assente, Scarpinato, Buongiorno, Scarpinato presente. Zacco assente, Presidente Anello, due consiglieri su cinque presenti. Benissimo, allora dichiaro aperta la seduta, verificato il numero legale. Oggi abbiamo in audizione, chi abbiamo in audizione oggi? Il presidente dell'AMAP, credo, che era stato invitato su esplicita richiesta del consigliere Scarpinato. Si è collegato il presidente, segretario? No, non si è collegato, ho provveduto a telefonare alla segreteria, mi ha detto sì, ha ricevuto la mail, però la segretaria non sa se era impegnata in altro posto, in altra riunione, e lo avrebbe chiamato per capire insomma se si collegava, ecco, e mi avrebbe... Allora io direi di procedere in questi termini, nelle more che lei cerca la possibilità di rintracciare il Presidente magari mandando anche un'email o telefonando, vediamo se possiamo approvare i verbali delle sedute precedenti che ci sono da approvare e poi procediamo con le comunicazioni eventualmente, visto e considerato che al momento ci è collegato soltanto il consigliere Scarpinato, può essere nel frattempo gli altri colleghi si collegano. Procediamo con l'approvazione dei verbali. Quanti verbali abbiamo da approvare? Abbiamo due verbali, quello di venerdì 11 e quello di lunedì 14 e poi quello Benissimo. Benissimo. Allora, approviamo il verbale di venerdì 11, di... Il forza. consigliere Cusumano Ho aperto alla che fine, va bene. sì, Allora, ma Di il Martino consigliere... viene? Vedo il consigliere, no, sento il consigliere Cusumano, non abbiamo il piacere mai di vederlo, visto che è considerato che non No, ha no, più la... a volte sì, Anello, a seconda dove sono riesco ad accendere la telecamera. Ascolta, ma Di Martino non parteciperà? Stiamo cercando di rintracciarlo, al momento ancora non si è collegato. Nelle more stiamo, mentre il segretario proverà a rintracciarlo, stiamo approvando i verbali delle sedute precedenti. Quello che tu decidi è ben fatto, d'accordo. E poi procediamo alle comunicazioni. Quindi io direi, cominciamo con la lettura del verbale di venerdì 11, segretario, anzi, signor Amato. Sì. Procedo, Sì. verbale numero 790 dell'11 dicembre 2020. Il vicepresidente Anello alle ore 10:14 apre la seduta in modalità telematica in seconda convocazione con la presenza dei consiglieri Cusumano, Gelardo e Scarpinato. La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo ai seguenti link. Argomenti da trattare. Emergenza raccolta rifiuti e bilancio preventivo dell'azienda RAP, comunicazioni, programmazione degli incontri, vari ed eventuali. La commissione per affrontare l'argomento posto al punto 1 ha invitato il presidente della RAP, dottore Onorata, e il direttore generale, dottore Li Causi. Il presidente Anello saluta e ringrazia il direttore, dottore Li Causi, e comunica che la seduta è registrata e che sarà pubblicata nel sito del comune, pertanto chiede il consenso alla registrazione. Il dottore Li Causi dà il consenso. Il presidente Anello chiede consigli e sono interventi. Il consigliere Scarpinato saluta gli invitati e chiede di mettere in coda le comunicazioni dei consiglieri. Aggiunge che ha richiesto questo incontro per conoscere la situazione attuale di RAP. Fa riferimento alla città che è stata sommersa dai rifiuti, anche se adesso sta facendo il possibile per azzerare il regresso. Chiede quindi della situazione e della tempistica per azzerare l'emergenza e chiede se si sta risolvendo ad opera di RAP o se c'è la collaborazione di altre aziende. Chiede ancora notizie sulla sesta e settima vasca e chiede notizie sull'interlocuzione con la regione siciliana se è continuata. Inoltre chiede informazioni sui tagli al contratto di servizio.
chiede quale sarà il taglio che andrà in capo alla RAP, chiedendo se oltre al taglio della deratizzazione se ci sono servizi che riceveranno tagli. Chiede ancora notizie, visto gli sforzi passati per mettere gli impegni presi con i creditori ed altro, sui crediti che RAP deve ancora ricevere. Quindi di sapere cosa è avvenuto durante la riunione con l'amministrazione attiva e chiede se la Regione ha dato i 7 milioni di euro. Consigliere Gelarda saluta e ringrazia, precisa che la Lega ha fatto una conferenza stampa dove sono stati elencati i punti per la risoluzione definitiva e per l'eliminazione dei rifiuti. Si auspica che Bellolampo diventi un polo industriale autonomo. Chiede di avere notizie a tal riguardo per far sì che Bellolampo possa diventare attrattivo ed autonomo centro industriale al fine di migliorare la qualità della differenziata e degli ingombranti. Chiede quali sono gli atti che la RAP sta facendo sui nuovi punti dei centri raccolta e quale aiuto concreto sta dando la Regione. Questi elementi permetterebbero di migliorare la qualità della raccolta dei rifiuti, ma si abbasserebbero pure i costi. Fa riferimento al fatto che la differenziata non si riesce ancora ad estenderla. Il dottor Elicao si ringrazia per l'invito e ringrazia i gruppi consiliari che nei giorni scorsi hanno manifestato solidarietà all'azione posta in essere delle società partecipate. Buongiorno, scusate l'intromissione, Gerardo è presente. Le responsabilità sono di altra natura e non solo della RAP. Sulla domanda del consigliere Scarpinato sui 7 milioni di euro che la Regione deve dare a RAP, comunica che ad oggi nulla è stato fatto e quindi insieme a tutte le altre attese, anche per la questione dei 7 milioni, non hanno nessuna notizia del trasferimento delle somme. Sull'argomento si è interloquito con il ragioniere generale, ma ad oggi la Regione siciliana non ha dato i fondi che per la RAP sono fondamentali per l'attività della stessa, pur avendo l'azienda già anticipato costi. Specifica che hanno interloquito con il dottore Foti. Consigliere Scarpinato chiede se gli risulta se l'amministrazione attiva ha fatto valere le proprie ragioni, chiede se dopo aver fatto le rimostranze al dottore Foti se l'amministrazione attiva ha preso provvedimenti. Il dottore Licao si risponde che su alcune note dove sono per conoscenza hanno constatato che il dottore Basile ha posto in essere le azioni necessarie per fare presente il problema, ma non sa fino a che punto questa interlocuzione sia andata avanti. Alla RAP mancano 7 milioni e mezzo di euro dalla cassa. Specifica che tutti i problemi relativi alla raccolta si intersecano in modo forte con l'azione posta in essere dall'amministrazione regionale. Quindi da questo punto di vista si aspetta da mesi che l'amministrazione regionale dia nuovi conferimenti e nuovi sbocchi verso nuovi impianti, ma questo non è ancora avvenuto. Oggi stanno valutando di scrivere una nota, ma ad oggi non hanno sbocchi. Ringrazio i lavoratori della RAP, ma anche della COIME, perché grazie a loro si sono raccolte molte tonnellate di rifiuti ed oggi la città è stata pulita, anche se ancora ad oggi si è impegnati su questo fronte. Sono stati conferiti servizi a 3 ditte private che in pochi giorni hanno raccolto circa 1600 tonnellate di rifiuti. Oggi si stanno utilizzando mezzi meccanici messi a disposizione dalle altre partecipate. Evidenzia che se la situazione si può risolvere con la collaborazione della Regione Siciliana, specifica che la responsabilità non può ricadere sui lavoratori della RAP. Sul problema della settima vasca informa che ancora non c'è nessuna risposta sulle somme promesse dalla Regione Sicilia. Con la settima vasca non si sarebbero arrivati a questa situazione. L'altro problema che si pone è la possibilità di abbancare altra spazzatura e mettere in sicurezza e chiudere definitivamente la sesta vasca. Ribadisce che si possono abbancare ulteriori tonnellate di spazzatura e mettere in sicurezza e chiudere in maniera definitiva la sesta vasca. Riferisce che da controlli fatti si possono abbancare tanti metri cubi avendo un'autonomia di 6-8 mesi, ma si devono trovare fondi perché consentirebbe di risparmiare molti milioni di euro. Parla del parere favorevole dell'ARPA, ma vengono esplicitate alcune prescrizioni che rendono difficile l'attuazione del parere stesso. A fronte al problema tecnico della
tenuta della sesta vasca, poiché questa manca e si rischia una frana della vasca stessa. Consigliere Scarpinato chiede se dopo questo parere si sono fatte delle controdeduzioni. Il dottore Gausi risponde di sì, chiedendo all'amministrazione attiva di soprassedere nell'emettere l'ordinanza, perché sarebbe stata un'ordinanza difficile da attuare e non avrebbe risolto i problemi di Bellolampo. È d'accordo con quanto dichiarato dal consigliere Gerarda, che è il nuovo piano industriale prevede la trasformazione di Bellolampo in un polo industriale. Ritiene che, d'accordo con quanto discusso dai vari gruppi, si sta cercando di intervenire per attingere ai vari fondi di finanziamento che si stanno ponendo in essere. Sono in presenza di interlocuzioni per i fondi del Polmetro e del Recovery Fund e di altri fondi messi a disposizione dal Ministero. Ad oggi l'amministrazione regionale non dà nulla per la realizzazione dei 5 CCR. Diventa impossibile parlare in termini fattibili della raccolta differenziata, visto che mancano le strutture per poterlo fare. Fa presente che si sta anche lavorando per la produzione del biometano, rientrando nell'economia circolare, poiché si riciclano dei rifiuti organici per produrre energia. Sulla raccolta differenziata ritiene che è meglio avere una buona raccolta differenziata che dichiarare di avere percentuali alte di differenziata ma di qualità scadente con costi maggiori. La raccolta differenziata si fa su una piccola porzione di abitanti e in queste piccole porzioni si può affermare che si arriva al 65% di raccolta differenziata, quindi ciò significa che ci vuole poco per poter ottenere dei buoni risultati. Continua a relazionare sulla qualità della differenziata, che contribuisce ad aumentare gli introiti della società dalla vendita della differenziata. Continua a relazionare sul miglioramento del servizio reso e stanno lavorando sulle stazioni di trasbordo e si sta parlando con l'amministrazione perché le stazioni devono dare meno fastidio ai cittadini. Precisa che si sta procedendo ad aumentare il numero dei centri di raccolta, affronta il problema dei tagli alla RAP che riguardano 2 milioni di euro e l'impatto che comporta sui servizi resi, citando dei dati e cifre su tagli e servizi che verranno a mancare. Consigliere Scarpinato precisa che in aula farà un intervento strutturato. Il presidente Anello precisa che c'è Consiglio Comunale unico appello alle ore 11 e che bisogna aggiornarsi alla prossima settimana per completare gli argomenti. Consigliere Gelarda chiede se alla prossima riunione si possano avere altre notizie sul trasbordo. Il presidente Anello ringrazia e saluta gli invitati e rinvia alla prossima seduta per l'approvazione del verbale della seduta. La seduta è stata chiusa alle ore 11:05. A voi per l'approvazione. Buongiorno a tutti, io non ho interrotto mentre leggeva. Ah, buongiorno Presidente, benissimo, procediamo con l'approvazione verbale. Io ero assente, giusto, in questo verbale? Per questo verbale ritengo di sì, se sia appena collegato. Prego, procediamo alla votazione per appello nominale. Prego. Allora, procedo per l'approvazione del verbale del 11 dicembre. Anello? Favorevole. Cusumano? Favorevole. Gelarda? Favorevole. Scarpinato? Favorevole. Presidente Zacco, lei vota questo verbale? Astenuto. Astenuto. Va bene, approvato a maggioranza dei presenti. Precisi. Ci sono altri verbali da approvare? Sì, c'è il verbale di turno 14. Prego, diamo lettura. Verbale numero 791 del 14 dicembre 2020. Il consigliere Scarpinato, consigliere più anziano per voti, alle ore 10:15 apre la seduta in modalità telematica in seconda convocazione con la presenza del consigliere Gelarda. La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al seguente link. Argomenti da trattare: problematica taglio al bilancio dell'azienda municipalizzata AMAT, comunicazioni, programmazione degli incontri, varie ed eventuali.
La commissione per affrontare l'argomento posto al punto 1 ha invitato il presidente dell'AMAT, avvocato Michele Cimino. Il presidente Scarpinato saluta e ringrazia il presidente Cimino e comunica che la seduta è registrata e che sarà pubblicata nel sito del comune e pertanto chiede il consenso alla registrazione. Il presidente Cimino dà il consenso. Il presidente Scarpinato ringrazia il presidente Cimino, precisa che l'audizione è stata da lui richiesta, riepiloga sui tagli delle società partecipate, nella fattispecie AMAT, un taglio che dovrà rivedere i costi dei servizi e quindi chiede di capire la situazione e analizzare le criticità rispetto allo squilibrio economico-finanziario che si potrà verificare. Chiede di conoscere le linee guida dell'azienda e se ci sono delle problematiche le si affronterà insieme, perché la commissione è sempre stata a disposizione e attenta alle problematiche, ancor di più perché la commissione ha come delega, tra le altre, quella della programmazione. Fa riferimento inoltre all'attività degli autisti, che ovviamente non possono applicare il distanziamento perché impegnati alla guida. Il vicepresidente Anello assume la presidenza e il consigliere Scarpinato riassume quanto detto finora. Il presidente Anello saluta l'avvocato Cimino. Consigliere Gelarda è d'accordo con il consigliere Scarpinato e chiede notizie del concorso degli interinali. Il presidente Cimino ringrazia la commissione per avergli dato la possibilità di chiarire alcuni avvenimenti successi negli ultimi giorni. Dal punto di vista finanziario, l'AMAT ha chiuso un bilancio con una perdita di circa 6 milioni di euro ed oggi, grazie al piano di risanamento, questo divario è diminuito e il bilancio si è chiuso a circa 3 milioni e si è in attesa di convocare l'assemblea per approvare il bilancio. Precisa che da notizie assunte relativamente ai tagli è stato chiesto un parere alla Corte dei Conti. Fa riferimento ai servizi attribuiti ad AMAT che non sono in equilibrio economico-finanziario, quindi chiede la possibilità di rivedere i servizi. Indipendentemente da questi dati riportati dal consigliere Scarpinato, riferisce che non lo preoccupano tanto perché sono tematiche che possono essere rimodulate con il piano di risanamento. Chiede di confrontarsi con i consiglieri invece sul tema della TOSAP e della TARSU relativamente alla gestione dei parcheggi a pagamento. Consigliere Scarpinato chiede notizie sul costo degli esercizi finanziari e qual è la situazione. Presidente Cimino risponde facendo riferimento a parere dell'amministrazione comunale di cui non ha notizie dirette. Consigliere Scarpinato ricorda che avrebbe dovuto dare comunicazioni sul fatto che l'amministrazione abbia dato notizie ad AMAT sul contratto di servizio. Presidente Cimino risponde che hanno avuto delle riunioni con la dottoressa Mandalà per esentare dal pagamento della TOSAP per l'azienda AMAT per la gestione delle zone blu. Si apre un dibattito. Presidente Cimino ritiene che l'argomento è importante al di là della maggioranza o dell'opposizione. Fa riferimento al sistema di sanificazione dell'AMAT, che è tra le migliori, aumentando il controllo su chi svolge questi servizi. Relativamente ai concorsi che si stanno andando avanti, e l'AMAT ha avuto ricorso da parte di una società per l'espletamento delle prove. Si è in attesa di avere l'esito ai ricorsi fatti. Sul concorso a tempo indeterminato sta andando avanti, procedendo alle varie soluzioni per rientrare nei tempi giusti e quindi a gennaio. Consigliere Gelarda precisa che sapeva dei ricorsi e pensa che tutto ciò allungherà i tempi di assunzione. L'avvocato Cimino risponde che la richiesta di sospensiva è di questi giorni e si vedrà quale sarà l'esito, ma il concorso sta andando avanti. Consigliere Gelarda chiede a che punto è quello a tempo indeterminato. L'avvocato Cimino risponde che a gennaio si potranno avere nuovi autisti. L'avvocato Cimino risponde che per la prima decade di gennaio si potrà avere l'assunzione degli autisti. Consigliere Scarpinato sul fatto che si è aumentata la verifica su chi sanifica i mezzi, specifica che la commissione lo aveva già chiesto nella sua persona, quindi si poteva evitare quanto successo riferendosi alla trasmissione del TG satirico, quindi ritiene che con l'ascolto si sarebbe già individuato prima la problematica. L'avvocato Cimino chiarisce che ha potenziato il numero del personale che ha adibito alla pulizia e alla sanificazione delle vetture. Presidente Anello ringrazia e saluta il presidente Cimino. Presidente Cimino ringrazia per il supporto della commissione. Il presidente Anello chiede al segretario di dare lettura del verbale numero 789 del 10 dicembre 2020. Si procede con la lettura del verbale. Si è approvato il verbale numero 789
del 10 gennaio 2020, approvato all'unanimità dei presenti. Consigliere Scarpinato, considerato che in Consiglio Comunale utilizzeranno la nuova piattaforma informatica, propone di approvare verbali delle altre sedute in altra data. Il Presidente Anello è d'accordo e alle ore 10.55 chiude la seduta. A voi per l'approvazione. Sentite? Sì, posso procedere? Prego. Prego. Approvazione verbale della seduta del 14 dicembre 2020. Anello? Favorevole. Cusumano? Astenuto. Gelarda? Favorevole. Scarpinato? Favorevole. Zacco? Astenuto, ero assente. Sì, va bene. Il verbale è approvato a maggioranza dei presenti. Ci sono altri verbali? No, c'è una comunicazione che ci sono due delibere con urgenti a cui bisogna dare. Leggere l'oggetto delle delibere, per favore. Sì, un attimino che le prendo. Allora, la prima delibera tratta verifica delle quantità delle aree da destinarsi alle residenze, alle attività produttive e terziarie, ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo numero 267/2000, approvazione del prezzo di cessione anno 2020. L'altra allora, per quanto riguarda la delibera che ho appena letto, ho convocato per giorno 18, quindi venerdì, il dottore Sergio Maneri e il responsabile del procedimento, ingegnere, in questo momento mi ricordo, è il responsabile del procedimento. Mentre l'altra proposta di delibera, sempre con un parere di urgenza, ha per oggetto differimento termine di pagamento saldo Tari per utenze domestiche e non domestiche, non applicabilità delle sanzioni amministrative ai sensi del comma 5 articolo 6 decreto legislativo 272/97, presa d'atto, punto. Questo è l'oggetto dell'altra delibera. Ci siamo? Presidente? Sì, sì. Mi sentite? Sì. Va bene, abbiamo già calendarizzato questi incontri per le delibere. E una non credo che c'è bisogno io di fare nessun incontro perché è solo una presa d'atto. E passiamo alle Presidente, con la luta. Quello dei tributi. Però se voi ritenete utile fare l'incontro lo facciamo. No, 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 assolutamente, volevo capire a quale allude. Vabbè, ma domani vediamo poi di dare parere, vediamo lettura della delibera e diamo parere. C'era il vicepresidente Anello che aveva chiesto la parola per dare una comunicazione, prego. Sì, no, sì. Se mi dà la parola, anche io. Anche io, presidente. No? Ha chiamato la segretaria dell'ingegnere Di Martino che non potrà partecipare alla seduta, quindi lo comunico a tutti i consiglieri. Prendiamo atto dell'assenza del Presidente Di Martino, che sicuramente avrà avuto un imprevisto. Magari poi chiediamo al Presidente Zacco di calendarizzare un incontro successivo e ascoltarlo in audizione secondo quello che aveva chiesto il consigliere Scarpinato. Volevo fare una comunicazione, sì, Presidente, glielo avevo chiesto espressamente, per quello che è accaduto ieri, peraltro... anche attraverso comunicati stampa. Io ieri ho voluto stigmatizzare l'assenza dell'assessore Catania, che era stato invitato in commissione, aveva comunicato soltanto 5 minuti prima o 10 minuti prima
la sua assenza per motivi improrogabili e improcrastinabili, e quindi noi, non avendo l'argomento da trattare, avendo il Consiglio Comunale convocato, abbiamo deciso di chiaramente non procedere con la seduta di commissione. Tenevo a stigmatizzare l'assenza dell'assessore Catania, perché ritengo che un assessore che è invitato non si presenti per discutere, peraltro, non soltanto, e lì voglio ulteriormente precisare, della vicenda legata al traffico della zona di Piazza Politeama, ma in generale noi avevamo già invitato l'assessore Catania anche per in altre occasioni per parlare di ZTL, ma non abbiamo mai avuto la possibilità di confrontarci con lui, e allora ho deciso di fare un comunicato stigmatizzando la sua assenza. Ho ricevuto e ho letto ieri sera un ulteriore comunicato fatto dall'assessore Catania, che precisa in maniera quasi ridicola, direi, che io non conoscevo l'argomento che si doveva trattare in commissione, e questo io lo ritengo assolutamente non vero. Io faccio il vicepresidente di questa commissione dal 2012 e ritengo che, per l'esperienza accumulata, non ho bisogno né delle bacchettate dell'assessore Catania, che ritiene che io non conosca l'argomento dell'ordine del giorno della commissione, né tantomeno le precisazioni assolutamente fuori luogo che ha fatto l'assessore. L'assessore venga qua in commissione, venga in aula e si confronti su argomenti che sono argomenti che a lui è tenuto a portare avanti, a confrontarsi con il Consiglio Comunale e con le commissioni competenti. Di conseguenza, Presidente, io invito lei a mettere in calendario nel più breve tempo possibile l'incontro con l'assessore Catania per confrontarci, e per confrontarci in generale, perché così l'assessore Catania chiamiamole scuse per poter dire: oggi vengo soltanto per parlare di Piazza Politeama e non vengo per parlare di ZTL, oppure oggi vengo per parlare del parcheggio della stazione che ancora aspettiamo dal 2012, piuttosto che della situazione dei dati di questi dati legati al traffico veicolare. Venga nel più breve tempo possibile e confrontiamoci, perché è con il confronto che si va avanti, e mi sembra che l'assessore Catania, e non solo l'assessore Catania, l'amministrazione Orlando in questa materia soprattutto, ha dimostrato di non avere nessuna intenzione di confrontarsi, perché noi più volte abbiamo invitato l'assessore Catania, e noi stessi, e quando dico noi stessi intendo tutta la commissione, ha pure fatto una nota chiedendo espressamente l'interruzione e la sospensione della ZTL, ed è stata lettera morta, e non c'è stata nessun tipo di risposta. Quindi il primo lei, che è il presidente della commissione, si faccia carico per cortesia di invitare nel più breve tempo possibile l'assessore Catania, e che venga qui in commissione a confrontarsi, piuttosto che fare comunicati stampa che sono a dir poco ridicoli e che lasciano il tempo che trovano. Grazie, presidente. Grazie, vicepresidente Anello. Prego, consigliere Scarpinato. Posso, Presidente? Certo, prego. Sì, io volevo fare anche una brevissima comunicazione, integrando anche quello che ha detto il vicepresidente Anello. Tanto mi dispiace, anche io ho letto l'articolo e ho letto ovviamente la replica dell'assessore Catania. Sono molto seccato, perché noi in questa commissione, anche sul mio input, Presidente, me la faccia buona, abbiamo sempre chiesto e invitato ovviamente l'amministrazione attiva, gli assessori, gli uffici, utilizzando un criterio. Il criterio era quello di mettere ovviamente l'oggetto e la tematica che ovviamente doveva essere trattata in commissione, e alla fine
su mia esplicita richiesta, il segretario potrà dare conferma, aggiungere sempre varie ed eventuali. Cosa significa? Significa che ovviamente l'amministrazione attiva, in questo caso l'assessore Catania, piuttosto che gli uffici che vengono invitati in questa commissione, che ha nelle proprie corde la programmazione, ovviamente devono rispondere rispetto all'oggetto della richiesta e fare l'audizione, dando ovviamente le giuste soluzioni e i giusti chiarimenti del caso. Ma nel contempo un assessore della quinta città d'Italia, l'assessore Catania, deve ulteriormente rispondere a quella voce che dice varie ed eventuali. Nelle varie ed eventuali rientra ovviamente tutto quel mondo afferente la delega dell'assessore che viene invitato, perché questa commissione è vero che affronta i problemi relativi alle emergenze, ma anche la programmazione. Programmare significa prepararsi per quello che deve essere ovviamente l'indirizzo futuro rispetto ai lavori che sono in capo ovviamente al Comune di Palermo. Quindi quando io leggo una risposta che dice l'oggetto era dovevamo parlare dei flussi veicolari piuttosto che di un'altra cosa, Presidente, forse l'assessore non ha letto bene l'oggetto della convocazione, dove viene precisato varie ed eventuali. Nelle varie ed eventuali risiede e ricade tutta la competenza afferente la delega dell'assessore in questione. Polemica sterile, piuttosto di fare che fare polemica, sarebbe opportuno venire in commissione. Proprio per questo, a quello che già ha detto il collega Nello, io aggiungo, Presidente, abbiamo letto dagli organi di stampa che il Comune di Palermo ha nei progetti, nella varia progettazione, ha posto in essere un percorso relativo a che cosa? Alla realizzazione di nuove linee di tram. Questa commissione ha nelle proprie corde la programmazione. Sarebbe opportuno invitare l'assessore a venire a relazionare alla commissione quello che è lo stato dell'arte rispetto a questa progettazione, a questa linea futura rispetto al tram, rispetto al percorso, la tempistica, ovviamente la questione relativa alle coperture finanziarie. Bisogna approfondire questa tematica. Quale migliore occasione nell'invitare l'assessore, che già dovrà chiarire tantissimi temi afferenti il proprio assessorato, parlando anche di tram e di linee future. Quindi, Presidente, questa è una mia richiesta ufficiale che le faccio, perché le chiedo di invitare l'assessore Catania ovviamente, ma anche gli uffici, perché sicuramente ogni singolo componente di questa commissione vorrà chiedere lumi rispetto a quella che è ovviamente la nuova visione del tram a Palermo e quindi la realizzazione delle nuove linee. Ancora, Presidente, le chiedo con cortese sollecitudine questa volta di invitare il vice sindaco di Palermo qui in commissione. Le spiego perché. Si ricorderà bene, su mia richiesta abbiamo fatto almeno un paio di audizioni, con l'oggetto dell'audizione era personale del Comune di Palermo. Abbiamo sentito dagli organi di stampa che c'è un programma, un percorso che l'amministrazione attiva aveva dettato in questa commissione, stia attento Presidente, in questa commissione, finalizzata a che cosa? All'aumento delle ore, ad implementare quello che è un percorso dettato anche dal dirigente rispetto al personale del Comune di Palermo. Parlo di alcune categorie, lei sa bene che esiste la categoria C, D, A, B. Io vorrei capire, ho questo desiderio perché proprio questa commissione ha la programmazione, lo ripeto, vorrei capire qual è la roadmap che questa amministrazione attiva ha dettato rispetto a che cosa? All'aumento delle ore del personale. A me risulta che ci siano dei fondi nazionali finalizzati proprio a questa delicata situazione, e siccome ormai il nostro personale vive una situazione di disagio da tanti anni, si aspetta l'aumento delle ore. Voglio capire qual è ovviamente l'unità di misura, il metro con la quale l'amministrazione attiva vorrà aumentare le ore, a quale categoria, abbiamo letto dai giornali, ma siccome noi che abbiamo come quale mandato, ovviamente ogni singolo consigliere comunale ha diverse prerogative, una di queste prerogative è quello di affrontare le tematiche in commissione. Questa commissione, che ha già trattato l'argomento, ha bisogno di avere un quadro, una visione chiara, nitida,
rispetto al percorso che, come ho detto prima, questa amministrazione vuole intraprendere, anche perché abbiamo delle idee, potremmo dare dei contributi. Ovviamente non lo possiamo fare se prima non conosciamo veramente quello che è il pensiero di questa amministrazione attiva. Per questo le chiedo di invitare con cortese sollecitudine il vice sindaco di Palermo, anche perché, presidente, lei lo sa bene, ieri è stato approvato un atto propedeutico al bilancio, il piano delle allenazioni, ma a breve il Consiglio Comunale sarà chiamato ad votare il bilancio del Comune. Nel bilancio ci sono diverse voci, un bilancio di lacrime e sangue, potrei dirle, però io vorrei dare un contributo proprio per cercare anche in questo caso di rendere questa commissione operativa come è stata. Quindi, Presidente, gentilmente le chiedo di invitare l'assessore al personale, che è il nostro vice sindaco. Grazie. Grazie, consigliere Scarpinato. Canteremo e porteremo la croce, come dice lei. Ci sono altre comunicazioni? Presidente, io sono contento che lei in questi anni abbia preso anche una nomenclatura che le sarà utile per il suo futuro. Grazie. Grazie, grazie. Presidente, mi scusi, al di là delle nomenclature, chi è? Consigliere Gelarda. Ah, Gelarda, buongiorno. Prego, consigliere. E poi il consigliere Cusumano. Consigliere Cusumano, prego. Allora, io volevo sapere poi, diciamo, al di là delle lacrime e sangue del bilancio e di tutto quello che ha anche detto il consigliere Anello e il consigliere Scarpinato, vorrei capire alla fine la vicenda porro cambolesca di questi magazzini, di questi luoghi per la polizia municipale. Dico, noi a che punto siamo arrivati? Nel senso che doveva esserci un'interlocuzione, cioè il comandante avrebbe dovuto mandarci qualcosa sul pallone, cioè quello, l'ex sala stampa, però credo che non è arrivato niente, perché purtroppo le operazioni della Polizia Municipale continuano a non essere, diciamo, per come dovrebbero essere, perché continuano a mancare i locali. Quali sono? Qual era l'ultimo atto che noi abbiamo fatto e che intenzione abbiamo per continuare a seguire questa cosa che mi sembra estremamente grave, oltre che importante, Presidente. Sì, grazie consigliere Gelarda. Dottore Palazzolo, se potete predisporre una mail da inviare al comandante, così la inoltriamo. Presidente, ma noi non avevamo ipotizzato... Non avevamo ipotizzato un ring, un incontro con il comandante, ma anche la dottoressa Rimedio. Cioè, perché, diciamo, vero è che il comandante non era per niente felice di queste ipotesi, però secondo me, se noi agevoliamo la comunicazione, favoriamo la comunicazione, diciamo, tutti i vantaggi ne possiamo avere. Quindi, se posso permettermi di suggerire che insieme al comandante possa essere invitata anche la dottoressa Rimedio per capire dov'è che c'è questa, diciamo, piccola incomprensione, che piccola non è questa, secondo me è stato mandato al segretario di calendarizzare un incontro con la vice sindaco, il comandante e la dottoressa Rimedio. Ah, perfetto, perfetto, quindi già aveva dato indicazioni. Ci eravamo rimasti sì nell'ultima riunione, quindi a seguire, quindi tra le audizioni ci sarà pure questa. Intanto abbiamo necessità di dare parere di queste due delibere urgenti, in modo che... Mi permette, Presidente? No, aspetta, prego, un minuto. Scusa, pensavo avevi finito, perdona. No, ho finito. Si era detto anche in una seduta, credo, di ottobre, che per quanto riguardava la vicenda dei... Si è perso Gelardo. Sì, non si sente niente. No, non c'è più, è uscito. Presidente, velocemente. Prego. Solo per dirle che, tenuto conto, abbiamo già guardato tecnicamente quelle che sono le dinamiche del bilancio, per me possiamo anche non fare l'audizione col presidente di AMAP, perché ho tutti i dati e a guadagno di tempo, tenuto conto che oggi non è riuscito a venire perché aveva sicuramente mille e uno cose,
per me l'audizione la possiamo anche anche perché fare. Se non sbaglio lo incontreremo in aula, quindi no, noi peraltro abbiamo già come minoranza abbiamo incontrato ieri i presidenti delle società partecipate, quindi se quindi io preferirei ovviamente non fare più l'audizione, non serve, non occorre. Grazie. Prego, consigliere Cusumano. Sì, grazie Presidente. No, guardi, io intervengo sempre pochissimo, come sa, però questa volta onestamente devo dire che i colleghi dell'opposizione mi convincono più che mai. Per quello che mi riguarda è anche veramente poco rispettoso dal punto di vista istituzionale il comportamento dell'assessore Catania, che sta al governo di questa città come Renzi sta al governo nazionale. Io penso che non si possa continuare a essere schiavi di un assessore che ha poco così rispetto delle istituzioni che frequenta da anni, soprattutto una commissione dove è notorio che va avanti grazie a un senso di responsabilità, di disciplina istituzionale dei colleghi delle minoranze, perché come sa, lo ricordiamo sempre, noi due siamo in netta minoranza, appartenendo alla maggioranza, una commissione di 5 dove ci sono 3 esponenti della mi aspetterei dall'assessore Catania a maggior ragione un rispetto maggiore. Per quello che mi riguarda, io le vorrei chiedere formalmente l'ultimo invito di fida a partecipare ai lavori di questa commissione. Nella sciagurata ipotesi questa cosa, questo secondo invito dovesse ancora una volta cadere nel nulla, per quello che mi riguarda io non parteciperò più alle convocazioni, quindi alle sedute, nel caso in cui nel futuro prossimo l'assessore Catania debba decidere di presenziare. Non si decide quando fare l'assessore, ma soprattutto si è chiamati a questo ufficio. Per quello che mi riguarda, quindi le chiedo formalmente, per essere breve, l'ultimo invito di fida. Vorrei anche dire, mi affiderei anche ai suoi buoni propositi di presidente, di conoscitore della macchia delle persone, se vuole con i suoi rapporti interpersonali farsi carico di questa situazione quanto mai fastidiosa, perché eventualmente dovrò ricordare poi in sede di assemblea all'assessore Catania, che appunto è un assessore che rappresenta un minuscolo partito politico a livello sia locale che regionale che nazionale. Quindi non è possibile maltrattare così esponenti politici locali che hanno riferimento soprattutto anche a partiti nazionali, perché in questo caso non è un'offesa al consigliere Anello, Cusumano e altro, ma a tutto un mondo che per quello che è possibile ci onoriamo di rappresentare. Per cui eventualmente, per quello che mi riguarda, andrò avanti con le notizie dei giornali, con gli uffici, ma dal punto di vista politico credo che più che mai l'assessore stia anticipando uno scontro politico elettorale che non dovrebbe assolutamente vestire a un anno prima delle elezioni, perché non c'è altra deduzione, da altra lettura da questi tuoi comportamenti della cronaca odierna. Per cui veramente amareggiato, ritengo che quello che sia successo ieri, legato al passato, legato giustamente alla nostra proposta della ZTL, stia compromettendo il buon lavoro suo, presidente di questa commissione, scaturendo giustamente una posizione come quella del consigliere Anello che leggo oggi sui giornali. Ma questo è il comportamento che purtroppo si deve registrare, e qui viene citato il piccolo proverbio: chi semina vento raccoglie tempesta. Grazie. Grazie consigliere Cusumano. Io ricordo alla commissione che domani dovremmo incontrare l'ingegnere Biondo, che è il tecnico che ha firmato la relazione sui flussi veicolari, dichiarando poi alla fine che non è possibile pertanto sospendere temporaneamente la ZTL. Invito il dottore Palazzolo per favore a chiamare l'ingegnere Biondo, a ricordare dell'incontro di domani e soprattutto avere conferma, perché domani credo sia opportuno incontrare
la parte tecnica e poi a seguire invece la parte politica. Ma Presidente, scusi una domanda, siccome in questo comunicato bizzarro che ha fatto l'assessore Catania dice che sono stati presi degli accordi, la parte politica con noi abbiamo notizia di quali siano questi accordi che annuncia il dottore Catania, il professore Catania? Presidente? No, non ne abbiamo assolutamente contezza. Neanche lei che è della maggioranza, consigliere Cusumano? Assolutamente no. No. Vabbè, era così una curiosità. Grazie. Mi sentite? Sì. Mi sentite? No, consigliere Gelarda, non sappiamo assolutamente di cosa parla l'assessore. Sappiamo che c'è stato un incontro con le associazioni di categoria insieme al sindaco, l'assessore Pianpiano, e che le associazioni di categoria hanno confermato le richieste di questa che poi ha portato avanti questa commissione. E pertanto credo che anche il riferimento alla ZTL, la richiesta delle associazioni di categoria, sia quella di sospenderlo. Però lui parla, io leggo testualmente: la giunta e le organizzazioni di categoria sulla ZTL abbiamo trovato una convergenza su un percorso condiviso che dopo le verifiche tecniche e l'analisi del DPCM sarà oggetto di decisione. C'è stata una sola associazione di categoria, poi smentita da tutte le altre, che aveva proposto una finestra di apertura dalle 13 alle 6. Esattamente. Quindi allora lui dice che una sola associazione di categoria. Quindi se poi l'assessore Catania ritiene opportuno, e l'amministrazione attiva, quindi il sindaco, tenere conto della proposta di una sola associazione di categoria rispetto a tutte le altre associazioni di categoria e rispetto a questa commissione, ne prenderemo atto, così come abbiamo preso atto finora dell'atteggiamento arrogante da parte di qualcuno. Ma non solo ne prenderemo atto, ribadiremo come, tanto per cambiare, il confronto politico non c'è e si va in maniera... Si assumeranno la responsabilità politica. E si va assolutamente così, e si naviga a vista e le notizie si apprendono dai giornali. Quindi a maggior ragione... Si assumeranno la responsabilità politica e questa commissione poi deciderà come procedere. Benissimo, benissimo. Allora facciamo subito questo incontro con l'ingegnere Biondo e poi con... Assolutamente d'accordo. Rispetto a quanto accaduto ieri, credo che sia opportuno fare chiarezza a voi. Oppure no. Credo che sia opportuno fare chiarezza a voi tutti e alla città che segue i lavori di questa commissione, che ieri mattina mi ha chiamato l'assessore dicendo che di aver avuto un imprevisto a scuola e quindi... chiedeva non il rinvio, ma comunicava di non poter partecipare, delegando l'ingegnere Caliri. Io ho risposto che noi abbiamo già sul tema incontrato l'ingegnere Caliri. Il tema era quello delle strade chiuse a seguito dei cantieri che abbiamo al Politeama, così come richiesto dal vicepresidente Anello, e pertanto sarebbe stato inutile incontrare l'ingegnere Caliri. Alle 10:27 l'assessore Catania mi manda un messaggio dicendo: mi sono collegato in ritardo, i lavori della commissione erano già finiti. In realtà noi non abbiamo aperto i lavori visto che non avevamo l'incontro con l'assessore. Questi sono, questo è quanto accaduto ieri. Prego il dottore Palazzolo di invitare nuovamente l'assessore Catania in commissione, decidiamo quando, il primo giorno utile potrebbe essere pure lunedì, per parlare non solo delle strade chiuse a seguito dei cantieri. Vicepresidente Anello dovrebbe chiudere il microfono visto che il dottore Palazzolo non lo fa. Grazie. E inseriamo fra gli argomenti da trattare anche la ZTL, visto che saremo già nelle condizioni di poter audire l'assessore dopo aver sentito la parte tecnica. Se non ci sono altre comunicazioni, c'era il consigliere Gelarda che stava parlando ed è caduta la linea. Prego, consigliere Gelarda. No, va bene, Presidente, questa cosa la possiamo affrontare anche in un altro momento, perché in realtà si riferiva al fatto che ad ottobre, per quanto riguardava il problema degli ambulanti abusivi o semi-abusivi in via Macheda,
Il consigliere, credo Cusumano, adesso non vorrei sbagliare, ma credo, aveva chiesto di fare un confronto anche con la comunità bengalese. Ho riletto il verbale qualche giorno fa e quindi dico, magari poi, visto che in questo momento diciamo è un po' sospesa questa cosa, ma io non l'abbandonerei, diciamo, quindi la ripropongo senza tempi particolarmente urgenti, ma secondo me è utile per l'approfondimento, diciamo, di questa vicenda relativa agli ambulanti che in via Macheda non dovrebbero stare, che sono molti, alcuni sono sicuramente la comunità bengalese, quindi un colloquio con i rappresentanti credo che possa solo essere proficuo nello sviluppo di una collaborazione. Grazie consigliere Giolarda. Ci sono altre comunicazioni? No, che ovviamente ricordo benissimo, e ringrazio il consigliere Giolarda per aver ricordato a noi tutti, e quindi assolutamente spero che si possa procedere proprio in tal senso e avere in audizione la comunità bengalese. Va bene, grazie a tutti. Sono le ore 11:06. Presidente, il verbale di oggi. Ah, il verbale di oggi, prego. Siamo pronti. Collega Amato può procedere, grazie. Subito, verbale numero 793 del 16 dicembre 2020. Il vicepresidente Anello alle ore 10:15 apre la seduta in modalità telematica in seconda convocazione con la presenza del consigliere Scarpinato. La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta e seguenti link. Argomenti da trattare: problematica taglio al bilancio dell'azienda municipalizzata AMAP, comunicazioni, programmazione degli incontri, varie ed eventuali, letture ed approvazione del verbale numero 790 dell'11/12/2020, letture ed approvazione del verbale numero 791 del 14/12/2020, letture ed approvazione del verbale della seduta odierna. La commissione per affrontare l'argomento posto al punto 1 ha invitato il presidente dell'AMAP, ingegnere Alessandro Di Martino. Presidente Anello riferisce che oggi sia un'audizione al presidente dell'AMAP su richiesta del consigliere Scarpinato, chiede al segretario notizie se parteciperà, intanto chiede di dare lettura ai verbali da approvare. Presidente Anello chiede al segretario di dare lettura del verbale numero 790 dell'11/12/2020, si procede con la lettura del verbale e con l'approvazione. Il verbale viene approvato a maggioranza dei presenti con l'assenzione del presidente Zacco, assume la presidenza. Il presidente Zacco chiede al segretario di dare lettura del verbale numero 791 del 14/12, si procede con la lettura e l'approvazione del verbale che viene approvato a maggioranza dei presenti con l'assenzione del presidente Zacco e del consigliere Cusumano. Il segretario comunica che ci sono due delibere urgenti. Il presidente Zacco chiede al segretario di dare lettura all'oggetto delle delibere, il segretario procede alla lettura dell'oggetto delle proposte di deliberazione. Il segretario comunica che il dottore Di Martino non sarà presente. Presidente Zacco chiede di prendere il vicepresidente Anello chiede di prendere la parola comunicando quanto accaduto ieri, vista l'assenza dell'assessore Catania, che è invitato dalla commissione, ha comunicato pochi minuti prima la sua assenza e quindi la commissione, avendo consiglio comunale, non ha fatto commissione. Riferisce che già in altre occasioni si era invitato l'assessore per parlare di ZTL, ma non c'è stata la possibilità di parlare con lui. Riferisce di un comunicato stampa fatto da lui stesso, riferisce altresì di un comunicato dell'assessore Catania riferendosi al vicepresidente Anello e precisa quanto da lui scritto, e chiede di mettere in calendario nuovamente l'invito con l'assessore Catania perché ritiene che tutta l'amministrazione, quindi anche il sindaco, non manifesta la volontà di confrontarsi con la commissione. Fa riferimento alla nota che la commissione tutta ha firmato relativamente alla sospensione delle ZTL che è rimasta in attesa. Consigliere Scarpinato integra quanto detto dal vicepresidente Anello, si ritiene dispiaciuto per quanto successo, avendo anche lui letto il comunicato dell'assessore Catania, si sono sempre invitati sia gli uffici che l'amministrazione attiva, esplicitando sempre le motivazioni dell'incontro, inserendo anche la dicitura varie ed eventuali, quindi ritiene che rientri tutto ciò che nello specifico riguarda l'attività completa svolta nel caso dell'assessore Catania. Specifica che
del comune ha posto in essere dei progetti di nuove linee di tram, quindi visto che la commissione ha la delega della programmazione, chiede che l'assessore Catania ma anche gli uffici vengano a parlare in commissione relativamente alla questione finanziaria, alla tempistica eccetera. Chiede altresì di invitare il vice sindaco per il percorso dettato dalla commissione finalizzato al personale del comune di Palermo e quindi all'aumento delle ore a quale categoria eccetera. Chiede di capire la roadmap che l'amministrazione attiva ha dettato. Risulta che esistano dei fondi nazionali dedicati a risolvere questa situazione e la commissione ha necessità di avere una situazione chiara della situazione del personale. La commissione non può dare contributi se non si conoscono le intenzioni dell'amministrazione attiva. Fa riferimento al fatto che il consiglio comunale sarà chiamato ad approvare il bilancio e quindi chiede di essere informato sulla situazione. Consigliere Gelarda chiede di capire la vicenda dei magazzini della polizia municipale, se si hanno novità visto che si attendevano comunicazioni circa il magazzino individuato. Il presidente Zacco chiede al segretario di inoltrare una nota al comandante della polizia municipale. Il consigliere Gelarda ricorda che si erano ipotizzati degli incontri con la dottoressa Rimedio e il presidente Zacco risponde che già aveva dato indicazione al segretario di procedere invitando il vice sindaco, il comandante e la dottoressa Rimedio. Il consigliere Scarpinato, tenuto conto delle dinamiche del bilancio, crede di non fare l'audizione con il presidente dell'AMAP visto che ha dei dati. Il consigliere Cusumano interviene precisando che non è d'accordo e che è d'accordo con i colleghi dell'opposizione, non ritiene giusto il comportamento dell'assessore Catania perché non è giusto che non abbia rispetto delle istituzioni, soprattutto della commissione che va avanti con un senso di responsabilità. Fa riferimento che se l'invito all'assessore Catania non si dovesse più fare, non presenzierà più in commissione, e chiede di fare una richiesta di diffida. Ritiene che il comportamento dell'assessore Catania sia un'offesa ai gruppi anche nazionali che si rappresentano compromettendo il lavoro della commissione. Il presidente Zacco ricorda che domani si incontrerà l'ingegnere Biondo, che è il tecnico che ha firmato i flussi veicolari, specificando che non si può bloccare la ZTL. Consigliere Gelarda, riferendosi al comunicato dell'assessore Catania, chiede al presidente Zacco se ha conoscenza a quali accordi si riferisce l'assessore Catania. Il consigliere Cusumano risponde di non sapere. Il presidente Zacco risponde altresì che non sa di cosa parla l'assessore Catania, riferisce di un incontro con le associazioni di categoria con il sindaco e l'assessore Pianpiano, relaziona, si apre un dibattito con il consigliere Gelarda. Il vicepresidente Anello parla di un mancato confronto politico. Il presidente Zacco ritiene che dopo la commissione deciderà come procedere rispetto a quanto accaduto ieri, crede sia opportuno capire cosa è successo e riferisce che l'assessore ieri mattina ha chiamato al presidente che, riferendo che aveva avuto l'imprevisto e che promuoveva l'incontro con l'ingegnere Calini, ma il presidente Zacco non lo ha ritenuto opportuno perché già ascoltato. Specifica che ieri non si sono aperti i lavori di commissione perché è saltato l'invito con l'assessore. Chiede al segretario di dare seguito all'invito con l'assessore Catania e di inserire tra gli argomenti anche la ZTL. Consigliere Gelarda fa riferimento al problema degli ambulanti abusivi di via Macheda, dove si era chiesto un incontro con l'assessore Cusumano, con la comunità bengalese, quindi ripropone l'argomento per l'approfondimento. Presidente Zacco chiede al segretario di dare lettura del verbale della seduta odierna. Si procede con la lettura del verbale, a voi per l'approvazione. Grazie, procediamo alla votazione per appello nominale. Sì, procediamo per l'approvazione del verbale della seduta odierna. Anello? Favorevole. Cusumano? Favorevole. Gelarda? Favorevole. Scarpinato? Favorevole. Zacco? Favorevole. Approvato all'unanimità. Sono le ore 11:13, la seduta è chiusa. Buongiorno a tutti, grazie. Arrivederci a tutti. A più tardi, buongiorno. Buongiorno. Stacco la registrazione attiva.